Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Ceprini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. IPC SRL, Impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati al campionato regionale di eccellenza 2021-2022, settima giornata del campionato di andata. Qui a Luigi Muzzi di Orvieto si affronteranno tra breve Castel del Piano e Orvietana. Gara importante per continuare una striscia positiva di 6 risultati utili consecutivi, condito da 6 vittorie per la formazione biancorossa, e per il Castel del Piano dare una conferma dopo il bel esploit di domenica scorsa, il 4-2 rifilato al Castiglion del Lago. Sotto 2-0 la squadra di Cardinali è riuscita a riaddrizzare la partita e a portare a casa la vittoria, quindi è importante sicuramente valutare questa situazione con cui la formazione del Castel del Piano si è presentata a questa sfida. Eccola qua la squadra allenata da Stefano Cardinali, foto di rito, e allora Tamburini, Nardi, Moscatelli, Camilletti, Talarico, Menichetti, Sisani, Mancinelli, Bufi, Paradisi e Mercus. A disposizione del tecnico Stefano Cardinali ci sono Marsala, Costantini, Mezzasoma, Andinghe, Isenai, Buzzi, Corboli o Corboli, Perri e Tempesta. Orvietana che, come detto, non ha nelle sue file oggi Raffaele Cotigne, per lui come si dice, una cena passata con amici dove uno dei commensali è risultato positivo al Covid, lui già ha effettuato i due tamponi e tutto a posto, però deve rimanere un po' in quarantena, per cui deve saltare obbligatoriamente questa sfida. E allora Gianfranco Ciccone manda in campo Carmine Frola, Lanzi, Flavioni, Guinazzo, Greco, fa per due, Proietti, Guazzaroni, Sciacca, Bragaletti e Keita. A disposizione per Cuoti, Biancalana, Barbini, Lombardelli, Di Patrizi, Simoncini, Baci, Marsiglia e Vicaroni. Tutto pronto per partire agli ordini del signor Leonardo Cipolloni di Foligno. Terna tutta Folignate con Marco Crostella, primo assistente di Foligno, e Lorenzo Papadietro, anch'esso della sezione di Foligno. C'è una buona cornice di pubblico e si sa che i risultati aiutano anche l'entusiasmo di chi viene a vedere i match la domenica. A proposito, per quanto riguarda la prossima sfida, Orvietana che affronterà la trasferta di San Sisto nell'anticipo di sabato con inizio alle 15:15, per chi volesse approntare la trasferta di San Sisto, e poi mercoledì 13 ottobre di nuovo qui, secondo turno infrasettimanale di fronte alla Narnese in una sfida assolutamente da non perdere, con la squadra di Sabatini che quest'oggi affronta la formazione del Gualdo Casa Castalda alla ricerca della sua terza vittoria consecutiva.
da sinistra a destra in completo casacca rosso-blu il Castel del Piano, completa casacca bianca invece per l'Orvietana, che attaccherà ovviamente da destra a sinistra dei vostri teleschermi. C'è attesa sicuramente in tribuna per vedere all'opera quest'Orvietana in questa sfida, perché insomma 6 vittorie di fila sono già un bottino importante. E vediamo, intanto si parte con il primo pallone orchestrato dal Castel del Piano, rilanciato subito lungo sulla pressione di Sciacca, il pallone che arriva a Greco, prova a controllarlo Bragaletti, poi Greco va giù, c'è il fallo, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Bastia Angelana, Massa Martana Ellera, Ducato, Ponte Valle Ceppi, Assisi Subasio San Sisto, Nanese Gualdo Casacastalda, Nestor Branca, Olimpia Tirus, Castiglione del Lago, San Sepolcro Lama. Intanto subito Bragaletti che si inserisce dall'angolo, mette dentro, e la parata di Tamburini. Subito Orvietana pericolosa al primo minuto. Al primo minuto con Andrea Bragaletti che si è inserito dal vertice destro dell'attacco biancorosso. Ancora la rimessa, Guazzaroni prolunga di testa, poi il pallone rilanciato lontano da Talarico, ancora fuori, altra rimessa con le mani, subito in pressione l'Orvietana in questo avvio di partita. Batte Lanzi dentro per Guazzaroni, si gira Guazzaroni, va subito al cross lungo in mezzo, la palla che rimane lì pericolosamente, Chita non ce la fa, e poi arriva Flavioni a sparare di prima intenzione con palla che termina decisamente sul fondo. Niente da fare, già molto alto Flavioni, a testimonianza di una pressione come vedete che comincia sin dalle prime battute per l'Orvietana, che va in pressione. Ancora Keita, ruba palla, attenzione Keita, rimpallo, poi il pallone rilanciato in qualche modo oltre l'area che rimane lì. Adesso c'è un fischio arbitrale, forse una posizione irregolare ravvisata dal secondo assistente Papa Pietro, e allora la rimessa è già effettuata con il pallone orchestrato per Talarico e sbaglia. E vedete la pressione dell'Orvietana come fa a indurre all'errore la squadra avversaria. Pallone lungo ancora verso Guazzaroni, lo controlla, prova a far filtrare il pallone recuperato dall'ex di turno Mancinelli, autore di una tripletta nella sfida contro il Castel del Lago, Castiglione del Lago. Sarà sicuramente il sorvegliato speciale numero uno per la retroguardia biancorossa, squadra di Ciccone che non prende gol da tre giornate. Intanto il pallone lungo per Flavioni che va alla ricerca su questo assist di Greco, c'è ancora la chiusura di Menchetti che guadagna un calcio di punizione. Del Piano che può ripartire con questo calcio di punizione con Tamburini subito chiamato in causa da questa incursione di Andrea Bragaletti. Vediamo che è partita subito forte, ma non è un caso. Pallone lungo, svetta più alto di tutti Bufi, poi fa per due, non rischia, chiama in causa Flavioni che si gira, pallone recuperato da Sisanima, arriva molto bene Greco, intervento in tackle scivolato, l'ultimo tocco è di Sisani, la rimessa è per l'Orvietana con Flavioni, lunga a cercare Sciacca, l'appoggio per l'inserimento di Greco che conquista palla ancora in profondità per Sciacca, va a Sciacca, Sciacca e Menchetti, alla meglio il difensore centrale del Castel del Piano che protegge il pallone, lo lascia sfilare fuori guadagnando una rimessa, ma in zona d'attacco per l'Orvietana che va subito a pressione sui marcatori. La rimessa con le mani di Nardi, lunghi in avanti, colpo di testa di Flavioni, poi
quello di Mancinelli, tocca Paradisi per l'inserimento di Moscatelli a sinistra, davanti a sé Bragaletti, allora serve centralmente Camilletti, da questi, da quest'altra parte a Menchetti, sciabolata di Menchetti, out di sinistra per Paradisi, chiuso dall'intervento di Greco, poi il pallone di Bragaletti che lo mantiene in campo, ancora giocabile, davanti a sé Paradisi, lo punta a Bragaletti, Paradisi interviene, integra il scivolato, palla oltre la linea laterale per la rimessa in gioco subito di Lanzi, ancora a favore di Bragaletti, ancora intervento di Camilletti che ferma l'azione, può ripartire il Castel del Piano, centralmente Greco va ancora in pressione, poi il pallone è recuperato da Proietti che si inserisce guadagnando un angolo. Primo corner della partita che va a battere Danilo Greco. Seguiamo questa azione, parte Greco, basso, Guinazzu tocca, fa per due e la rete dell'Orvetana. La palla sfila tutta l'area di rigore, toccata quanto basta da Guinazzu per mettere fuori causa gli avversari e fa per due. Finalmente, ogni volta che c'è un calcio d'angolo viene su per cercare questo gol che lo ha cercato in tante occasioni, stavolta è arrivato. Fabio fa per due, sigilla il gol dell'1-0 in favore dell'Orvietana quando sono passati 5 minuti di gioco dall'inizio del match. Orvietana di nuovo subito avanti, gara che si mette sui binari giusti per la squadra di Gianfranco Ciccone. Fa per due il suo primo gol con la maglia dell'Orvietana, palla fuori, tra rimessa ancora in favore dei biancorossi che, come detto, hanno iniziato con il piede sull'acceleratore. Pallone in avanti, vediamo la reazione del Casa del Piano, se ci sarà. Greco recupera su Guazzaroni, poi Proietti chiama in causa direttamente Frola che va a rilancio lunghissimo verso Sciacca, lungo per tutti, con calma l'intervento di Talarico per l'estremo difensore Tamburini. 1-0, fa per due, ancora Keita, va subito in pressione, poi il pallone centralmente, arriva Guazzaroni, anche Keita, pallone giocabile, Guazzaroni, la conclusione e la palla che forse è stata deviata, sì, infatti sarà angolo. Mentre si lamenta Greco, anche Guazzaroni che avrebbe voluto un calcio di punizione dal limite. Bragaletti, Sciacca, tutti a richiamare l'attenzione dell'arbitro, e Greco ha mandato via Sciacca come a dire ci parlo io. La pressione, ancora una volta Keita e Guazzaroni, fa vedere l'intervento, forse si è tolto addirittura lo scarpino Guazzaroni, che continua a far vedere la caviglia al direttore di gara, che però ha concesso soltanto il calcio d'angolo. Secondo angolo in pochi minuti in favore dell'Orvietana. Da quest'altra parte va Bragaletti per la battuta. Si rialza Guazzaroni, parte Bragaletti, il cross in mezzo, la palla che rimane lì pericolosamente e poi libera la retroguardia del Castel del Piano. Flavioni per la rimessa laterale, si fa vedere Proietti, arriva anche Sciacca, il pallone è lungo invece verso Guazzaroni che commette fallo stavolta su Moscatelli, calcio di punizione, no, su Nardi,
calcio di punizione in favore dei rossoblù, battuto a favore di Menchetti. Subito la pressione ancora di Bragaletti, poi il rilancio lungo in avanti a cercare il movimento di Bufi, ben controllato da Guinazzo, e quindi Bragaletti, ora Guazzaroni, ancora Bragaletti, scambiano i due, va giù Bragaletti, arriva Guazzaroni, ruba palla, Guazzaroni si invola, Guazzaroni in area, Guazzaroni dentro per Sciacca, Sciacca la conclusione e la palla che termina alta. Ancora una pressione insistente di Guazzaroni che ha rubato palla e ha dato a Sciacca una grande opportunità per la conclusione all'altezza del dischetto del calcio di rigore, conclusione che si è persa sul fondo, ma un'Orvietana che insiste in questo avvio, fa per due. Si fa vedere, riceve, scambia con lui Proietti, ancora fa per due Guazzaroni, Lanzi si propone lui centralmente, l'appoggio di Sciacca ancora per l'inserimento di Guazzaroni, la conclusione non fortissima anche se angolata, anche Flavioni in pressione. L'ho detto più volte, Gianfranco Cicconi, i primi difensori sono gli attaccanti. C'è un certo dispendio di energie, ma fino a questo momento l'Orvietana lo ha dimostrato di avere sicuramente le carte in regola per optare per questo gioco. Intanto il fallo di Mani e calcio di punizione per l'Orvietana. Bragaletti e Mancinelli discutono sulla posizione di battuta di questo calcio di punizione, vediamo, c'è Greco e Bragaletti, si allontana Greco, potrebbe tentare anche la conclusione tra Bragaletti da quella posizione. Solo due uomini in barriera per Tamburini. Pronto Bragaletti, parte lui la conclusione, palla che termina al lato, non di molto, della porta difesa da Tamburini. Un'Orvietana che ha già collezionato 3 o 4 palle gol. Ancora Menchetti, poi l'intervento in anticipo di Guinazzo che frana addosso a Bufi, e poi l'intervento di Proietti, stavolta giudicato falloso, calcio di punizione in favore del Castel del Piano, sotto 1-0 grazie alla rete realizzata da Fabio Fa per 2 al minuto numero 5 di questo avvio di partita. Intanto Keita ruba palla, ancora Keita, se ne va Keita, attenzione a Keita, il sinistro di Keita con palla che esce di un soffio, c'era anche Sciacca lì a fianco, ma Keita ha tentato la conclusione. E dicevamo di questa pressione dell'Orvietana che va a portare sul portatore di palla, ancora una volta un'occasione buonissima per Abubakar Keita, palla che si è inserita, che era indirizzata nell'angolino in basso alla destra di Tamburini, fuori di poco. Un'Orvietana che ha iniziato con il piede sull'acceleratore nel vero senso della parola, ha già messo in cascina un gol e 4 occasioni da rete. Prova a rispondere il Castel del Piano con questo lancio lungo, Fa per due di testa, c'è Lanzi sulla pressione di Paradisi che ruba palla, attenzione a Paradisi, prova ad andarsene, il cross è ribattuto, ancora Paradisi cerca compagni, è chiuso da un nuvolo di avversari, riesce a sgusciare via 2-3 volte, poi resiste a Fa per due, ancora Paradisi scatenato sul settore di sinistra, va con il cross, libera Guinazzo, poi Sciacca, vado a pionare questo pallone, prova ad inserirsi, c'è il fallo evidente,
spinto alle spalle Damian Sciacca. Allora calcio di punizione in favore dell'Orvietana. L'indicazione di Ciccone a Edoardo Proietti. Entrato nel secondo tempo a Santa Maria degli Angeli, il 2-0 importante ancora di carattere quello orchestrato dall'Orvietano. Intanto questo rilancio lungo toccato da Nardi e concede il terzo angolo della partita all'Orvietano. Nessuno lo ha chiamato in questa circostanza al difensore, che ha toccato di testa regalando, si potrebbe dire così, un calcio d'angolo all'Orvietana con Bragaletti. Si fa vedere Keita, l'appoggio ancora per Bragaletti, possesso di palla, va a concludere, ribattuto poi da quest'altra parte Proietti e poi arriva Guazzaroni e spara alle stelle questo pallone che rimbalzava al limite dell'area. Vedete anche da questa immagine come Keita, Sciacca e Bragaletti sono già sulla linea dell'area di rigore, in pressione subito dietro Guazzaroni e Greco. Guarda che impressa con 5 uomini là davanti. Il rilancio lungo di Tamburini. Ancora un intervento di Guinazzu su Bufi. Calcio di punizione con Menchetti. Tutto chiuso, allora vediamo cosa... Camilletti con il sinistro ancora in profondità, l'anzi ancora in anticipo bene su Paradisi, pallone rimesso in mezzo, Guinazzu, Greco, Flavioni, subito lungo a cercare l'inserimento di Sciacca che non ci arriva per Bragaletti. Allora Menchetti può avanzare, palla al piede, il centrale difensivo di Cardinali, si ricomincia all'indietro da Talarico. Con il destro a pescare Bufi su fa per due, c'è Lanzi che fa buona guardia, mantiene il possesso del pallone in campo. Rimessa per il Castel del Piano. Bufi pressato da Proietti, gli soffia il pallone, poi Greco mette ordine, si ricomincia da fa per due. Ancora Greco, largo Flavioni, eccolo servito. Subito la pressione adesso del Castel del Piano. Allora Guinazzu fa per due, fa girare palla alla ricerca del varco giusto all'Orvietana. Guinazzu, Flavioni, adesso a spazio, può andare Flavioni. Il tocco a favore di Guazzaroni, si propone Flavioni, il tocco per Sciacca, centrale, si gira Sciacca, cerca compagni, trova centralmente Greco che allarga per Keita, messo giù, poi Sciacca, si continua a giocare e sbaglia l'appoggio. Poteva starci il calcio di punizione su Keita, recuperato Lanzi, fa per due, lo scambio con Proietti, da questi a Guinazzu, gioca bene l'Orvietano. A sinistra Bragaletti, Bragaletti, arriva Guazzaroni, Bragaletti lo serve ora a sinistra, ha davanti a sé un avversario, prova a liberarsene Guazzaroni, va a centrare dentro questo pallone per Sciacca, preso in contropiede, non riesce a svettare su questo cross di Guazzaroni. Al minuto 18 di questa partita il risultato è di 1-0 in favore dell'Orvietana grazie alla rete realizzata da Fa per 2. Ancora Lanzi in anticipo su Paradisi a arpionare questo pallone, ancora Proietti, quindi Greco all'indietro per Guinazzu, Flavioni, pallone rischioso per Guinazzu, lo perde, poi riconquista ancora, bravo Manuel, e poi va al rilancio pescando Bragaletti. Buono il lavoro di Bragaletti che fa fuori l'avversario. Bragaletti prova ad andarsene subito in profondità e c'è l'intervento in tackle scivolato con cartellino giallo per Camilletti, primo ammonito della partita, il numero 4, per questo intervento
nei confronti di Andrea Bragaletti. Passe del piano frastornato dall'avvio prorompente dell'Orvietana. Pronto Greco, da parte c'è Flavioni, pronto a scodellare dentro questo pallone, c'è anche Fa per due. Parte Greco lungo proprio a cercare Fa per due, che non riesce a deviare con la giusta forza questo pallone che viene recuperato da Tamburini. Con le mani subito lungo cercare Bufi, viene chiuso, quindi Greco non rischia. Carmine Frola, scambio con Fa per due, la sciabolata del centrale difensivo lungo, il colpo di testa di Moscatelli, ancora angolo, il quarto della partita per l'Orvietana. Testimonianza della pressione che la squadra biancorossa sta dando a questo inizio di match. Sale Guinazzu, sale Fa per due, pronto Greco. Chiama lo schema. Vediamo quale sarà la soluzione. Parte Greco, il pallone sul primo palo, ancora ribattuto e altro angolo. Quinto. Adesso tutti i giocatori dell'Orvietana si sono posizionati a sinistra. Parte il cross ancora sul primo palo, stavolta Fa per due, cerca la deviazione. Niente da fare, allora palla che termina sul fondo, 21 minuti di gioco, 1-0 Orvietana. Ha realizzato Fabio Fa per due, ancora subito pressione e altro errore, con palla che è recuperata da Greco, la lascia sfilare oltre la linea laterale, la rimessa in gioco Flavioni. Scambia con Bragaletti, poi mette dentro Greco, inserimento, Bragaletti, Greco. Provano a scambiare due, alla fine si inserisce un giocatore del Castel del Piano che recupera per un attimo, si trattava di Sisani. Da quest'altra parte Camilletti che prova a cambiare il gioco, ma Keita ruba palla, non riesce a filtrare tra due uomini, allora Lanzi, Paradisi, anche Keita in ripiegamento difensivo, la palla è uscita, fa segno il direttore di gara, la rimessa è in favore dei rossoblù. Con Moscatelli lungo in avanti, Fa per due, in lotta con Bufi, va a commettere fallo il centrale difensivo, calcio di punizione per il Castel del Piano che prova a respirare e a farsi vedere dalle parti di Carmine Frola, finora inoperoso. Poi c'è Camilletti, finta di Camilletti, il cross in mezzo direttamente, però sul fondo lascia sfilare Frola. Allora palla che può essere rimessa in gioco per Guinazzu. Fa per due. Cercare Guazzaroni, l'appoggio ottimo, il tocco di Sciacca per Keita. Si avvicina Keita, attacca l'Orvietana, Keita dentro per Proietti, il destro di Proietti, la rete di Edoardo Proietti. Azione che è iniziata da Fa per due, passata per Guazzaroni, poi Sciacca, quindi Keita, l'ultimo tocco di Edoardo Proietti, liberato in area di rigore, ha trovato il pertugio giusto con questo destro a girare.
che si è insaccato nell'angolino 2-0 Orvietana al minuto numero 23. E la squadra biancorossa va, che è una bellezza. Ancora Sciacca va in pressione. Talarico, cioè Keita, commette fallo numero 11, calcio di punizione in favore dei rossoblù. 2-0 adesso il risultato. Deve scuotersi il Castel del Piano se vuole fare qualcosa di più. Non riesce a impostare Orvietana, che pressa a tutto campo. Paradisi, Frana addosso a un giocatore biancorosso, si continua a giocare. Guazzaroni, Sciacca, c'è di qua Bragaletti, eccolo servito, arriva di gran carriera Flavioni, Bragaletti si accentra, Bragaletti, zona tiro, il destro alto, giusta però la decisione di Andrea Bragaletti, palla giocabile lì, non si poteva fare altro che tentare la conclusione. La rimessa ancora in gioco per Menchetti, subito pressato, rischia sul dribbling, poi pesca Bufi, poi arriva Proietti e commette fallo, calcio di punizione in favore del Castel del Piano, subito battuto ma in maniera errata, troppa velocità. Allora Keita ha rubato palla, fa per due. Guinazzo ora fa per due per Frola. Guinazzo, Greco molto arretrato, sempre nel vivo dell'azione. Danilo, Guazzaroni, pescato bene, ora Flavioni, zona cross, Flavioni se ne va a sinistra, mette dietro, ancora il pallone per Guazzaroni, il destro di Guazzaroni e Tamburini c'è, ma è un'Orvietana che va e crea occasioni. Stavolta Rocco Guazzaroni ha concluso con il destro, sembra soffrire sul piede destro quel intervento in precedenza. Qui Tamburini è stato bravissimo a deviare il pallone per il sesto corner dell'Orvietana. Va Bragaletti, il cross al centro, il colpo di testa, poi ancora Guazzaroni chiuso, allora riparte da Greco, può avanzare Greco in area, Greco, attenzione Greco, cerca lo spazio, riesce a crossare, il pallone deviato, poi arriva Lanzi, ancora Greco, ancora per Lanzi, va con il cross sul fondo e gli applausi del pubblico, ovviamente soddisfatto di questo avvio della propria squadra. Tamburini va con il sinistro a cercare un compagno, ma c'è Lanzi, ancora Keita, possibilità per andare, Keita si gira, cerca il movimento di qualche compagno, trova arretrato Proietti che va con il cross sul secondo palo lungo a cercare l'inserimento di Bragaletti. Intervento in ripiegamento difensivo di Nardi con palla che termina oltre la linea laterale e la rimessa in gioco ancora dell'Orvietano. Sta per scoccare il 30esimo, 2-0 per la squadra di Gianfranco Ciccone. Si muovono là davanti, il tocco per Sciacca, l'intervento ancora in terra, il scivolato di Nardi. Flavioni, pronto lui alla rimessa con le mani, sceglie Sciacca, controllo difficoltoso, allora Nardi può effettuare il rilancio nella zona di Lanzi che addomestica bene questo pallone, fa per due, subito a riaprire per Keita, colpo di testa di Moscatelli, ancora Keita, lotta con Lanzi, quindi Proietti, Greco, Guinazzo, ecco Flavioni a sinistra,
si fa vedere Sciacca, il tocco invece all'indietro per Guinazzu. Greco lascia sfilare il pallone, cerca compagni, allarga per Lanzi. Greco fa per due e si ricomincia da Frola. Non ha fretta l'Orvitana, ovviamente fa girare palla, tiene il possesso e quindi il Castel del Piano lontano dalla propria area di rigore. Fa per due in avanti, Sciacca prolunga di testa verso Guazzaroni, l'inserimento è fermato da Menchetti, prova ad andarsene Menchetti, va ad allargare a sinistra per Paradisi, subito il pallone in profondità per l'inserimento di Menchetti, l'ultimo tocco è di Guinazzu e Frola va ad evitare anche il calcio d'angolo. Rimettere in gioco per fa per due, mezz'ora, 2-0 Orvietana, fin qui partita in mano ai ragazzi di Gianfranco Ciccone. Ecco Sciacca, Bragaletti ancora dentro per Sciacca, Sciacca in aria, Sciacca il sinistro alto, perso l'equilibrio, ha fatto un passo troppo lungo Damian Sciacca, deve dare continuità ai due gol realizzati, alla doppietta realizzata qualche settimana fa. Intanto Bragaletti ancora dentro, Guazzaroni, lo scambio tra i due, ancora verso Bragaletti, si inserisce Menchetti, interviene ma c'è Proietti, quindi Lanzi a cambiare il gioco, sbaglia l'appoggio, uno dei pochi errori di Lanzi, Sisani, quindi Paradisi con il destro lungo a cercare da quest'altra parte un compagno, ma c'è Flaioni in anticipo e allora Bragaletti, siamo già da quest'altra parte perché l'Orvietana spinge ancora, Guazzaroni, arriva Flaioni di gran carriera, Sciacca, Guazzaroni si accentra, zona tiro, il tocco a favore di Flaioni che mette dentro Keita e poi sbaglia in maniera clamorosa davanti alla porta, ma il gioco era fermo perché c'era posizione irregolare di Flaioni, poteva essere gestita meglio anche questa azione. Tamburini, colpo di testa in anticipo di Lanzi verso Guazzaroni, centralmente anche l'errore di numero 7, Guazzaroni si invola, riesce a mettere dentro e poi lo stesso Sisani che va a recuperare in maniera provvidenziale l'intervento di uno scatenato Rocco Guazzaroni, anche oggi ha già fatto chilometri. Si va a battere il sesto corner della partita per l'Orvietana. Pronto Danilo Greco con il suo sinistro lungo, lunghissimo, troppo per tutti, Sciacca alla ricerca del pallone e guadagna una rimessa. Allora Lanzi con le mani lungo in avanti a cercare ancora Sciacca, il pallone recuperato da Proietti che lo rimette in mezzo, Tamburini esce e rimette subito in moto i propri compagni, Nardi, la pressione su Mercus un po' in ombra in questo avvio, Bufi ancora a cercare Mercus, palla troppo lunga, niente da fare, allora Frola con calma già rimesso in modo fa per due, scambio con Proietti, fa per due a allargare bene per Flaioni, possesso del pallone per il numero 3, quindi Bragaletti sull'ala sinistra, chiuso da questa parte, allora ricomincia da Flaioni, Greco, gran possesso palla adesso dell'Orvietana, Greco per Bragaletti, cerca Guazzaroni, palla troppo lunga, allora può recuperare Sisani con il destro ancora lungo a cercare Mercus, anzi a cercare Bufi, palla irraggiungibile e rimessa per l'Orvietano. 33 minuti di gioco, risultato fermo sul 2-0 in favore dell'Orvietano.
pronto Flavione. Con le mani lungo in avanti, il colpo di testa di Nardi. Palla che rimane lì, rimessa in gioco, fa per due, il controllo, la pressione, fa per due, attenzione! Attenzione! Cartellino rosso! Cartellino rosso per Fabio, fa per due. Ha controllato questo pallone che gli si è allungato troppo, arrivato come un missile Paradisi. Intervento in tackle scivolato sul giocatore e cartellino rosso per fa per due, Orvietano in 10 uomini. Non ci voleva per l'Orvietana. Vediamo quale sarà la soluzione tattica di Gianfranco Ciccone, chi sarà il giocatore che dovrà coprire l'assenza di fa per due. Seguiamo intanto questo calcio di punizione. Ci sono Camilletti e Mancinelli, mi sembra, sul pallone. Parte il numero 4, invece Mancinelli. Conclusione senza problemi per Frola. Orvietano in 10 uomini. Potrebbe essere anche una svolta alla partita. Di certo è che è un problema per l'Orvietana, che fino a questo momento stava comandando la partita senza nessun tipo di problema. Intervento intanto di Menchetti su Sciacca, calcio, non calcio di punizione ma semplice rimessa. Porto con le mani Flavioni, palla lunga a cercare Sciacca, controllo tra due avversari. Prova a mantenere il possesso, non ci riesce, allora Mancinelli subito in profondità per lo scatto di Mertus. C'è Guinazzo, mentre vediamo Proietti che si è posizionato nel ruolo di centrale difensivo. Grida, muovi la palla, il tecnico Cardinali, è la soluzione migliore quando si è in superiorità numerica. Sisani va con il cross dentro, Guinazzo, Greco, Lanzi, perfezione, rilancio nella parte di Sciacca, ma c'è Talarico in vantaggio. Chiama in causa Tamburini che gira ancora per quest'altra, da quest'altra parte per Menchetti, stretto a ricominciare da Tamburini. Talarico, lo scambio con Camilletti, di ritorno leggermente arretrato, deve retrocedere Talarico, Menchetti. Adesso l'Orvietana ha smesso subito di pressare, almeno nella tre quarti avversaria lo fa quando la palla arriva nel cerchio di centrocampo. Ed ecco Proietti, Sciacca mantiene vivo questo pallone, lo serve a Bracaletti che può andare a sinistra, è chiuso, scivola a terra, perde il pallone, lo riconquista ancora la formazione rosso-blu con Mercus, quindi Nardi per Tamburini, la pressione, deve rinviare questo pallone in maniera veloce, lo fa bene pescando Moscatelli a sinistra, quindi Paradisi, si accentra Paradisi, cerca compagni, va a cambiare il gioco da quest'altra parte, sbagliando Bracaletti e quindi Greco. Sempre palla nello spazio dove non c'è maglie avversarie, ottima visione di gioco come di consueto per Danilo Greco. Avanza Guinazzo, subito lungo a cercare lo scatto di Greco che si era proposto come terminale offensivo. L'azione sfuma, 38 minuti di gioco, 2-0 Orvietana, ma squadra biancorossa in 10 uomini
per l'espulsione di Fa per due, per farlo da ultimo uomo. Nulla da dire sulla decisione del direttore di gara Cipolloni. Paradisi, Pescare, Mancinelli, posizione di ala sinistra, Mancinelli, due avversari su di lui, prova a passare, c'è Proietti, primo intervento da centrale difensivo, va a sparare lontano senza rischiare oltremodo. Certo che dal punto di vista tattico qualcosa ora cambierà per forza di cose. Già abbiamo visto un'Orvietana meno aggressiva sulla tre quarti avversaria. E adesso il Castel del Piano ha guadagnato un po' di campo, prova ad impostare, lo fa con Talarico, Benchetti. Centralmente lo scambio Camilletti, Talarico, ancora Menchetti, prova ad avanzare adesso, palla nelle linee con Mercus, ancora Orvietana che però respinge il pallone. Talarico richiama in causa Tamburini, Menchetti, vedete non c'è più la pressione biancorossa, c'è solo Sciacca. Pallone lungo per l'inserimento di Paradisi, Paradisi, Proietti, bravissimo, ottimo il ripiegamento difensivo, poi lo scambio con Keita che subisce il fallo, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Con calma, Carmine Frola. 2-0 Orvietana. È ovvio che questa espulsione pregiudica un po' tutto, vediamo se l'importante è non perdere la fase offensiva e quindi Orvietana che deve continuare a giocare, a aggredire l'avversario, a cercare di trovare occasioni da rete. Se si tira tutta indietro fa il gioco del Castel del Piano che girando palla rischia di trovare dei varchi. Adesso lo fa con Menchetti, quindi Camilletti, si fa vedere Sisani, il pallone in lungo in profondità per lo scatto a sinistra di Moscatelli che va al cross direttamente sul fondo. Niente da fare per il Castel del Piano che però, come abbiamo detto, si è fatto più intraprendente dopo l'espulsione. Inevitabile. Il rilancio lungo, Sciacca di testa non ci arriva. Allora Guinazzo, perfezione, rilancio ancora verso Keita, palla rimbalza lì, Keita prova a sgusciare via fra due avversari, Keita resiste, bravo, se ne va Keita, ancora Keita, centralmente non passa, giusta però la decisione di provare, ancora un intervento in tackle sciolato di Guazzaroni. Moscatelli richiama in causa Tamburini, Menchetti, avanza il numero 6 davanti a sé Greco, centralmente lo scambio con Mercus, il pallone verso il settore sinistro della difesa biancorossa, palla fuori, rimessa in gioco per Flavioni, pronto con le mani Flavioni, sicuramente assisterà, sistemerà qualcosa nell'intervallo Gianfranco Ciccone. Proietti intanto si è posizionato lì, potrebbe tentare di rimanere lì anche per tutto il corso della partita, sale Talarico, tocco per Paradisi, tallonato da Lanzi, Paradisi
porta a spasso il pallone, poi cambia tutto da quest'altra parte per Mercus, ma c'è Flavioni, quindi Bragaletti, pallone recuperato da Nardi, Sisani, Camilletti con il sinistro, il lob dentro, il colpo di testa di Guinazzu, poi Proietti, palla che rimane pericolosamente nelle parti centrali ed esce Guazzaroni, palla al piede. Guadagna una rimessa in maniera intelligente quando al nostro cronometro siamo al 45esimo. Un minuto di recupero segnalato, non ci sono stati blocchi durante il corso di questo primo tempo. Ci sta tutto, un minuto. Menchetti fa filtrare per Mancinelli che poi prova a dare in profondità, c'è la chiusura di Flavioni. E allora alimenta Moscatelli, fa vedere Camilletti, il pallone centrale a favore di Menchetti, molto avanzato il centrale difensivo che va ad allargare per Nardi, la pressione su di lui, poi lo scambio con Mercus, Nardi si inserisce, attenzione il tocco centrale, l'intervento di Guazzaroni e l'arbitro ferma il gioco e assegna il calcio di punizione in favore della formazione rossoblù. Prima ha dato la regola del vantaggio sull'inserimento di Nardi, quando il pallone è arrivato a Carmine Frola l'arbitro ha fermato il gioco, ha segnato il calcio di punizione, interpretazione che potrebbe essere giusta anche se ha aspettato il termine dell'azione, perché comunque poteva trattarsi di una chiara occasione da gol. Seguiamo questo calcio di punizione da posizione interessante per un mancino come Camilletti, c'è anche Mancinelli, anche Paradisi nei pressi, mentre le indicazioni di Menchetti, 5 uomini in barriera per Frola, pronto a partire. Parte Mancinelli, quindi il sinistro ribattuto di Camilletti e arriva qui il duplice fischio del direttore di gara esattamente al 46esimo e 30 secondi, si va tutti negli spogliatoi con il risultato di 2-0 in favore dell'Orvietana grazie alle reti di Fabio Fapperdue al quinto e il gol di Edoardo Proietti che portano l'Orvietana avanti 2-0, un'Orvietana che dovrà soffrire perché è in 10 contro 11, una situazione dal punto di vista tattica che sarà sicuramente argomento di questo intervallo da parte di Gianfranco Ciccone con i suoi ragazzi. Adesso noi ci prendiamo una piccola pausa nella regia e poi di nuovo collegati con lo stadio Luigi Muzzi per il secondo tempo di Orvietana Castel del Piano. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Ceprini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto, telefono 0763 316137. IPC SRL, Impresa Petrangeli Cesare, Lavori Edili e Ferroviari, telefono 0763 316193.